Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vorrei parlarvi dell'overreaching. È un qualcosa che mi avete chiesto spesso. Ho già fatto dei video in merito, ho già parlato dello scarico, però cerchiamo di capire esattamente che cos'è, perché ottenerlo e come ottenerlo. Allora, che cos'è l'overreaching? Partiamo da qua. L'overreaching è uno stato di accumulo di fatica che noi abbiamo progressivamente, che antecede il sovraallenamento. Ora, il sovraallenamento è quando lo stimolo che stiamo dando al nostro corpo, lo stress che stiamo dando al nostro corpo è esagerato ed è il momento in cui il nostro corpo cede del tutto, nel senso che non si adatta più e va in una situazione di distress, ok? Lo stress può essere distinto in eustress e distress. L'eustress è uno stress positivo che ci porta a migliorare, a vedere il nostro corpo adattarsi all'ecosistema che lo circonda. Il distress è uno stress negativo in cui il nostro corpo cede. L'esempio che può essere fatto classico: l'eustress è l'abbronzatura che noi abbiamo, mentre il distress è quando ci ritroviamo rossi come aragoste, ok? Per uno stress eccessivo a cui il nostro corpo non si riesce ad adattare. Ok, benissimo. Il sovraallenamento è proprio la fase di stress in cui il nostro corpo cede, da una fase in cui il recupero può richiedere anche mesi di tempo per tornare da un punto di vista ormonale, enzimatico, di performance mentale, eccetera, eccetera, sul pezzo, sui giusti binari. L'overreaching è quel momento precedente, diciamo la quiete prima della tempesta, in cui il nostro corpo inizia a cedere, inizia a cedere alla fatica che abbiamo accumulato, però siamo ancora in tempo per non creare troppi danni. Ed è un momento molto molto interessante perché è, come piace dire a me, è dove avviene la magia. Perché se ci pensate, lo stimolo di adattamento ipertrofico non è altro che dare al nostro corpo un segnale di adattamento, cioè metterlo di fronte alla necessità di adattarsi, e poi metterlo nelle condizioni di farlo, logicamente. Quindi l'overtraining, il sovraallenamento, è quando lo metto di fronte alla necessità di adattarsi, ma non lo metto nelle condizioni di adattarsi effettivamente. L'overreaching è il segnale di adattamento più forte, cioè la richiesta più forte che possiamo dare al nostro corpo affinché si adatti, perché è proprio quella situazione in cui lui si vede totale crisi, in cui cede alla fatica. È come un po', se volete, il muscolo che cede nella serie, quindi il raggiungimento del cedimento della serie, ecco, in questo caso rapportato al nostro sistema, all'organismo, cioè l'organismo che cede all'accumulo di fatica. E là che cosa succede? Che subentra la richiesta molto forte, molto netta di adattarsi. Infatti, normalmente è dove cerchiamo di portare ogni mesociclo, cioè ogni mesociclo di lavoro dovrebbe concretizzarsi in un overreaching e vedere poi una o due settimane di scarico, attivo, passivo, poi ho fatto dei video anche sullo scarico, che ci permettono di sovracompensare, ma è proprio il raggiungimento dell'overreaching che ci porta a questa fortissima sovracompensazione. Motivo per il quale io ho raggiunto l'overreaching prima di fare la mia operazione, e quando ho fatto l'operazione, logicamente quelle settimane mi sono godute perché il muscolo stava sovracompensando. Ok, quindi in concreto che cosa vuol dire raggiungere questo overreaching? Come possiamo raggiungere questo overreaching? Ecco, per raggiungerlo il concetto molto semplice è quello di arrivare a consumarci, accumulare fatica su una delle quattro variabili di allenamento. Ossia, noi possiamo raggiungere l'overreaching per un forte accumulo di densità di lavoro, possiamo raggiungere l'overreaching per un accumulo di intensità di carico, di effort, oppure di volume di allenamento. Quindi questo accumulo può essere a variabile fissa, ossia metto una densità, un'intensità di carico, un effort o un volume che il mio corpo è in grado di gestire in acuto ma non in cronico, quindi man mano che vado avanti mi affatico sempre di più fino a raggiungere l'overreaching, oppure come si fa in modelli di mesocicli un po' più gentili, tra virgolette, che sono quelli che poi trovate nei nostri programmi, che sono anche più logici ed efficaci, io aumento gradualmente la mia variabile di allenamento finché il mio corpo non cede. Quindi accumulo fatica, aumento il tiro sempre di più fino ad arrivare a uno stimolo molto importante, qua il mio corpo cede e a questo punto vado a scaricare. Facciamo un esempio con Zeus, il programma, il primo che abbiamo lanciato, vede una prima fase di lavoro sull'intensità, quindi 4 settimane di lavoro sull'intensità per costruire una buona e solida intensità, effort, quindi un livello qualitativo delle serie stimolante da un punto di vista ipertrofico, e da là inizia la seconda fase, il secondo blocco, che è di accumulo di volume. Quindi una volta che l'intensità è alta, quindi le mie serie sono qualitative, sono buone, sono efficaci nel costruire una buona ipertrofia, aumento il volume finché non cedo. Zeus dura 12 settimane,
Però, come detto più volte, è pensato per non farvi arrivare a chiudere 12 settimane, almeno non le prime volte, perché l'overreaching arriva prima e normalmente sui ragazzi vedo che arriva più o meno la 7ª-8ª settimana, cioè 7ª-8ª è dove non riescono a chiudere, hanno un crollo. E quello a cui si assiste è un crollo normalmente della performance, ossia non riesco più a spingere abbastanza. Boom, sono in overreaching. Ok, quindi aumento gradualmente la mia variabile e crollo. Ora, per approfondimenti sulle variabili, perché sennò ci metto un secolo, c'è la nostra Academy su Rhino Nation in cui spiego tutto nel dettaglio, quindi si è dato un occhio là per un ripasso, anche per quanto riguarda la struttura del mesociclo, proprio per puntare al volume, l'intensità di carico, l'effort, la densità, come scegliere la variabile, come impostare le cose, insomma, tutto quanto in Rhino Nation. E ci sono più di una ventina di episodi in merito, quindi capite che dovrei fare altri 200 minuti di video per rispondere a per aprire questa parentesi, ok? Quindi detto questo, quindi aumento delle variabili, oltre all'aumento delle variabili abbiamo il fattore della specializzazione, ossia che normalmente l'overreaching viene fatto spingendo soltanto su uno o due distretti muscolari per volta. Questo vale per l'intermedio o l'avanzato. Normalmente, per quanto riguarda il neofita o l'intermedio in generale, conviene puntare su tutti i distretti insieme, fare splittaggi che siano abbastanza equilibrati, perché non è ancora il momento di specializzarsi. E questo di nuovo l'ho spiegato su Rhino Nation. Per quando iniziamo a diventare avanzati, l'overreaching va ricercato su alcuni distretti, perché abbiamo le energie un po' più contate, gli stimoli saranno molto più d'impatto, il recupero è un po' più lento, proprio perché ogni stimolo è molto più faticoso sul sistema. Per questa ragione conviene scegliere uno o due distretti che sono normalmente quelli carenti e spingersi. E normalmente la progressione prevede di chiudere un mesociclo su un distretto, scaricare e ripartire con un mesociclo in genere su un altro distretto carente, proprio per lasciare tempo al primo distretto di recuperare e sovracompensare per bene. A meno che non avete un distretto fortemente carente, in quel caso conviene puntare sempre sullo stesso mesociclo dopo mesociclo, fare tre mesocicli su uno, un mesociclo su un altro distretto, poi riprendere quello, eccetera. Insomma, gestire un po' le cose. E anche come chiudiamo il mesociclo, come arriviamo all'overreaching, ci dà tantissimi indici poi su come continuare per il mesociclo successivo. Ok, l'ultimo appunto per quanto riguarda il discorso dell'overreaching è quanto e dopo quanto dovrei averlo. E qua questa cosa manda in crisi tantissime persone, lo vedo anche sulle domande che mi vengono fatte sui box su Instagram. Allora, normalmente il mesociclo di un avanzato dura dalle 6 alle 8 settimane. Questo perché l'avanzato, come detto, ogni stimolo che io vado a fare in più pesa tanto sul sistema, perché i carichi sono maggiori, la capacità di effort è maggiore, eccetera. Quindi normalmente l'emivita di un mesociclo è tendenzialmente ridotta, anche perché non abbiamo possibilità di creare tantissima massa muscolare, cioè abbiamo già creato tanta massa muscolare, quindi anche là i processi di sovracompensazione del nostro corpo sono logicamente limitati, non ha tanto margine per far fronte a stress perenni messi in là che continuano a battere sempre sullo stesso punto. Viceversa, quando parliamo dell'intermedio, il mesociclo può durare anche 18-20 settimane, perché da una parte gli stimoli sono molto meno intensi, nel senso lo stimolo ipertrofico è quello, però i carichi sono più bassi, l'effort che si riesce a esprimere è più basso, eccetera eccetera, quindi pesa meno sul sistema. D'altra parte l'intermedio ha molto più margine di crescita a livello ipertrofico, quindi il nostro corpo ha molto più margine per buttare più muscoli, creare processi ipertrofici maggiori, più importanti, e quindi diciamo dura di più e riesce ad adattarsi meglio a uno stimolo che continua a battere là sempre sullo stesso punto. Per cui per l'intermedio si può arrivare tranquillamente a 18-20 settimane di mesociclo, ma dipende sempre poi con quanta intensità, con quanta qualità di lavoro si riesce a lavorare. Di solito maggiore è la qualità di lavoro, più il mesociclo dura poco, cioè meno dura il mesociclo. Motivo per il quale, come ho detto, Zeus, anche quando viene fatto da intermedi, perché è un programma previsto per gli intermedi, fa cedere all'8ª settimana di media, proprio perché la qualità di lavoro viene gestita e costruita nelle prime 4 settimane e poi dopo altre 4 settimane in cui il volume aumenta, posta questa qualità di lavoro molto elevata, il corpo semplicemente cede, non riesce più a star appresso a questo stimolo e avviene una sovracompensazione molto molto importante nelle 2 settimane di scarico successive che orientativamente dovremmo prenderci. Ok ragazzi, qualsiasi domanda sull'overreaching scrivetela pure qua sotto in descrizione, sarò ben lieto di rispondere come sempre, e detto questo noi ci vediamo nel prossimo video.